più di 1.300.000 persone che hanno firmato in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, questo è importante dirlo. Io credo che questo comunque è servito a creare nell'opinione pubblica e un fermento nuovo. La Commissione non ha saputo cogliere questo fermento. Non dico che la Commissione doveva darci ragione, fare immediatamente, ma doveva dare delle risposte adeguate, rendersi conto che noi avevamo posto dei problemi, avevamo documentato ampiamente, scientificamente, l'impossibilità di avere un metodo come quello dell'uso degli animali applicabile alla specie umana. Rispetto a tutto questo, la Commissione semplicemente ha rimandato la solita tiritera ripetitiva in cui dice non si può fare a meno dell'uso degli animali, noi vorremmo superarlo ma non è possibile. Questo è in contrasto con tutto quello che avevamo indicato. Primo, è un po' un atteggiamento di mancanza di attenzione all'evoluzione, per esempio, delle conoscenze scientifiche. Un po' di adagiarsi sul discorso si è sempre fatto così, continuiamo ancora così. C'è poi invece un altro lato molto più negativo, che si voglia coprire interessi economici, perché per esempio se noi prendiamo di riferimento un importantissimo regolamento europeo, REACH, che riguarda il controllo delle sostanze chimiche da immettere nell'ambiente, questo regolamento obbliga a una serie di verifiche. Se le verifiche sono fatte sugli animali, noi avremo delle risposte dopo un numero elevatissimo di anni. I metodi che riguardano veramente i dati sull'uomo, fatti con sistemi oggi molto complessi e articolati, in vitro e in laboratorio, danno risposte con sistemi robotizzati nell'arco di settimane per un numero elevatissimo di sostanze a composizioni e miscele diverse. Questo impedirebbe alle industrie chimiche di mettere in commercio composti che invece oggi, e lo vediamo di attualità, pensiamo agli ftalati, al glifosato, ai composti che in questo momento in varie parti del mondo sono particolarmente pericolosi, che sono i composti fluoroalchilici che sono presenti in moltissime attività industriali, di cui non si sa niente, ma non si sa niente perché non si vuole che si sappia.